Ciao, sono benvenuti in questo nuovissimo video del canale. Oggi parlo di pinnacoli pendenti. Pinnacoli pendenti è stato. Prima che dico tutto, io vi devo iscrivervi al canale. Attivate la campanella e lasciate un bel like. Comunque, iniziamo. Parlo di pinnacoli. Pinnacoli è stato aggiunto per la prima volta nella sezione 2 del capitolo 1 alla fine, il 18 gennaio. 18 gennaio 2018. Comunque. Invece nel capitolo 3 l'hanno aggiunto il 18 gennaio 2022, perché il 18 gennaio, che era martedì era come si dice, martedì era tipo una Pinnacoli aveva fatto 4 anni dalla sua nascita. Comunque l'hanno raggiunta. Comunque, prima che dico, è stata aggiunta adesso nella patch 19.10. Comunque, vi ricordate qua dove stava tipo l'erba? Adesso c'è il tipo il motoscafi. Dove c'è questa montagnetta, c'è una caffetteria, dove c'è il palazzo centrale, c'è la pizzeria, eccetera. Poi nel campo da basket, adesso c'è il campo da calcio. Poi sotto c'è, adesso c'è il Big Shot. Comunque, questa qua era la pinnacoli vecchia, che ormai ho detto un mattino com'era la pinnacoli nuova. Comunque, io adesso vorrei dirvi, non voglio dire che è brutta pinnacoli, però mi ha dato fastidio alcune cose. Però mi piace pinnacoli, c'è terrore quasi sempre da quando l'hanno aggiunta. Comunque, non possiamo dirla a tutti che è bellissima. Con Pinnacoli è tipo il capoluogo d'Italia. Il capoluogo d'Italia è Napoli, e il capoluogo di Fortnite è Pinnacoli Pendenti. Questo, non so se è sempre questo, però mi ha detto fastidio alcune cose. Mi ha detto tipo la torre dell'orologio. Non so se adesso l'orologio tipo con le levette cammina, però penso di sì. Poi non lo so, però mi ha dato fastidio alcune cose, ma vi faccio un pochettino vedere e parliamo. Adesso parliamo della lobby, questa qua è la lobby attuale. Comunque, la cosa che mi dà fastidio e mi dà fastidio, ma vi dico, Pinnacoli, questa lobby è stata disegnata. Non è tipo come le vecchie lobby che tipo si muoveva qualcosa. Questa qua è stata disegnata. Ascoltate bene. Perché? Le nuvole stanno sempre là in quel modo e non camminano mai, né che si muovono nella vita reale. Poi la torre dell'orologio non si muove, sta sempre con la levetta in alto. Mi fa storcere un po' il naso, perché mi dà fastidio, perché io l'avrei fatto che girano tipo le nuvole e la levetta dell'orologio. Quella sì, vabbè, sarebbe carina, però non fate tipo che è disegnata. Per me è brutta. La lobby è bella, sì. Però quella mi sono le cose più brutte della lobby. Però possiamo dirla tutta, che Pinnacoli è sempre Pinnacoli, sempre bella. Pure se l'hanno aggiunto, tipo che hanno messo la pizzeria, il campo da calcio, eccetera, sarà sempre bella. Poi vi ricordo, penso che vi ricordate, no? Quando voi, sempre se voi giocate nel capitolo 1, io mi ricordo che stava tipo un sotterraneo che le persone camperavano, era troppo bello. Comunque, questo qua è il video che ho parlato di Pinnacoli. Comunque, ditemi qua sotto nei commenti se vi piace Pinnacoli. A me piace, sinceramente, però mi danno fastidio queste cose che vi ho detto. Noi ci vediamo in un prossimo nuovissimo video. Ciao ciao!